Si tratta di un progetto di service learning, una metodologia didattica che si basa sull'interesse di una scuola di mettere l'apprendimento a servizio della comunità. Quindi service learning significa pure questo: apprendo per servire anche la società, per migliorare il mio territorio. In questo progetto che noi abbiamo chiamato Regaliamo un sorriso ci sono vari attori. L'attore principale è la Casa Missione e Carità di Frate Biagio Conte, oggi guidata da Padre Pino, poi un altro attore sono i volontari dell'Odontoiatria Solidale di Palermo e poi ci siamo noi come scuola. Noi agiamo in sinergia, la casa, il centro di solidarietà degli odontoiatri di Palermo ci invia le impronte sia digitale o analogiche degli impianti dentari, noi li costruiamo durante l'esercitazione che i ragazzi fanno in laboratorio, perché esercitazione che fanno parte del loro percorso di studio, e li inviamo alla Casa Missione e Carità, dove gli stessi odontoiatri li impiantano nella bocca delle persone più deboli, dei senza tetto che popolano la casa, di coloro che non si possono permettere di andare dal dentista, e quindi facciamo una grande azione di volontariato. E questo secondo me è uno dei progetti più belli che io ho accettato anche di costruire e di portare avanti nella mia carriera scolastica, perché mentre facciamo del bene per i più poveri della società, però allo stesso tempo educhiamo i nostri studenti alla solidarietà, alla collaborazione, e li rendiamo consapevoli di quello che loro con il loro lavoro futuro possono fare, appunto per regalare un sorriso alle persone che un sorriso non se lo possono permettere, che a volte si vergognano anche a parlare perché in bocca non hanno i denti. Come è nato questo progetto? Ma è nato banalmente attraverso le relazioni umane. Ci si conosce e, conoscendo Antonio Traviglia e l'insegnante, gli ho raccontato di questa nostra esperienza dell'ambulatorio solidale di Palermo. Abbiamo intuito che c'erano le premesse per avviare una collaborazione e devo dire che il dirigente scolastico è stato sin da subito entusiasta. E abbiamo iniziato con delle piccole protesi rimovibili, che sono delle protesi che si sposano bene con l'esigenza dei fratelli ospiti della missione, ma a distanza di un anno ci sono le premesse perché quello che era un piccolo sogno sta diventando qualcosa di concreto, di realistico, che speriamo di poterlo continuare e portare avanti ancora per molti anni. Il progetto nasce 3 anni fa all'interno di un altro progetto legato al service learning, e a scuola insieme alla preside abbiamo presentato inizialmente un progetto che riguardava i nonni di alcuni studenti che frequentavano l'indirizzo odontotecnico. Quindi in collaborazione con uno studio privato i ragazzi hanno eseguito le protesi ai propri nonni. Successivamente abbiamo conosciuto il dottore Marra, che si occupa, che è il responsabile della clinica che c'è all'interno della missione, e abbiamo esteso questo progetto alla missione. Sicuramente per i ragazzi è stata un'occasione importantissima, perché si sono potuti cimentare in un'esperienza di realtà e hanno potuto sviluppare una competenza che va oltre la didattica, perché nella didattica abbiamo quasi sempre lavorazioni che proprio sono da didattica, sono manuali, ma sono sempre quelle, mentre invece con la realtà sappiamo benissimo che ogni bocca, ognuno di noi ha una bocca differente, un cavorale differente, e quindi nella costruzione dei dispositivi protesici ci si cimenta ogni volta con una realtà nuova, quindi sviluppo delle competenze, sicuramente sono molto più pronti ad affrontare quello che è il mondo lavorativo. Questo progetto è stato un progetto di service learning dove i ragazzi appunto frequentanti l'istituto odontotecnico hanno realizzato, sotto la guida mia e dell'esperto odontotecnico Antonio Traviglia, la realizzazione dei dispositivi protesici su misura per i pazienti della clinica allestita all'interno della comunità di Biagio Conte a Palermo. È stato un servizio prettamente solidale, perché appunto all'interno della comunità c'è questa clinica dove le persone meno ambienti vanno lì per prestare delle cure, e tramite il dottore Marra, che è il clinico
della struttura, abbiamo avviato questa collaborazione nella realizzazione di dispositivi protesici. Le classi che hanno partecipato a tale progetto sono stati coinvolti i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte, ed è stata appunto una vera esperienza di PCTO, perché le ore sono state validate come attività di PCTO, in quanto loro si sono ritrovati a lavorare veramente in un contesto reale. Quindi dei compiti di realtà non più dimostrativi ma reali, in quanto il dispositivo protesico realizzato poi dal clinico è stato inserito nel cavo orale, per cui oltre che un'esperienza diciamo altamente formativa dal punto di vista professionale, è stata un'esperienza anche molto importante dal punto di vista socio-emotivo. Eh sì, grazie ai medici odontoiatri che da volontari loro vengono lì a svolgere questa attività, grazie anche soprattutto anche al dottore Giacinto, ecco, Marra, noi abbiamo portato avanti ecco, anche questa iniziativa, sapendo che è un'iniziativa a favore dei poveri, perché come loro stanno donando del tempo e la loro competenza sia alla cura dentaria sia a tutto, hanno coinvolto ecco, anche l'istituto vostro qui, e questo istituto con tanta gioia ha aderito proprio a poter dare le protesi proprio a tanti che purtroppo avevano anche problema di sorridere ormai.